Carissimi amici della Nuova Bussola Quotidiana, ben ritrovati. Proseguiamo il nostro commento al sesto comandamento e oggi partiamo un pochino riagganciandoci dove ci siamo fermati la scorsa volta, come fa lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica. E prendiamo il numero 2351 che inaugura la sezione dedicata alle offese alla castità. Allora, la scorsa volta, ricordate, abbiamo parlato a lungo della castità, abbiamo visto come questa virtù sia, l'abbiamo un po' vista come una custodia del potenziale, è una virtù profondamente legata alla temperanza che parla proprio del dominio di sé, o meglio della integrazione della dimensione del desiderio, del concupiscibile, del piacere all'interno della persona. Questo è importante perché assunta all'interno della persona possa essere orientato per quella che è la grande vocazione della persona, cioè la vocazione ad amare Dio con tutto se stesso, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze, e il prossimo come se stessi, e per amore del Signore, per amore di Dio. Questo è il grande quadro, diciamo, la grande cornice entro la quale siamo inseriti. È chiaro che la lussuria, che cos'è dunque? È la passione sregolata che lede proprio la virtù della castità, è l'opposto, diciamo così, se la castità è la virtù, la lussuria è il suo vizio, e il Catechismo la definisce come un desiderio disordinato o una fruizione sregolata del piacere venereo. Dunque vedete che è un disordine. Ricordate tutto quello che abbiamo detto sulla temperanza e sulla castità in specifico riguardo all'ordine, come custodi dell'ordine proprio dell'uomo. La lussuria, essendo il vizio opposto, è un disordine, ed è un disordine o desiderio disordinato legato a che cosa in specifico? Legato al piacere venereo, quindi al piacere che riguarda la sfera propria della sessualità umana, e che questo piacere, come abbiamo già detto, non è in se stesso un male, ma non viene più cercato e non viene più fruito all'interno dell'ordine. Dunque, è una, come dire, una superficialità tutte le volte che si sente dire che la Chiesa Cattolica è contraria al piacere, in particolare al piacere venereo. Non è questione di essere pro o contro il piacere venereo, che esiste, è però essere pro o contro all'ordine e al disordine, e quindi al vivere questo piacere come persone umane oppure come non più persone, non perché non lo siamo più, ma perché non ci comportiamo secondo questa nostra natura, questa nostra vocazione. Bene, dunque in qualche modo con la lussuria si cerca il piacere venereo per se stesso e in qualche modo per se stessi, ma non questo per se stessi per il proprio bene, ma per un ripiegamento egoistico. Questo è importantissimo tenerlo, e questo può avvenire da soli, può avvenire con altre persone. E qui apriamo appunto il grande capitolo della catechesi di oggi, e che si concentra proprio su questo aspetto, cioè tutte quelle forme di ricerca del piacere venereo fuori dal loro ordine. E come spiega il Catechismo allo stesso numero 2351, il piacere sessuale moralmente disordinato, quando è ricercato per se stesso, al di fuori delle finalità di procreazione e di unione. Lì il piacere sessuale è nell'ordine e quindi non è assolutamente un male, un peccato percepirlo, sentirlo, esattamente come, meglio, analogamente a come non è un peccato provare piacere per un
buon piatto cucinato. Il punto è se questo piacere che sento, quindi questo piatto che mangio, che degusto, è nell'ordine o non è nell'ordine. Quindi non cerco come fine a se stesso, ma come ciò che accompagna un bene ordinato. Questo vale per qualsiasi piacere sensibile, dunque anche per il piacere venereo. Molto di più per il piacere venereo, perché? Perché tante volte si dice, ma questi cattolici sono così fissati col sesso, con i peccati impuri, eccetera. Sì, ci possono essere qualcuno che è un po' fissato, ma non è questione di fissazione, è una questione molto semplice. È proprio perché sappiamo, conosciamo la grandezza legata alla sfera sessuale e all'ordine di questa dimensione, quindi all'unione tra un uomo e una donna e alla loro apertura alla vita, alla procreazione. Proprio per questo è qualcosa, proprio perché questo, scusate, è qualcosa di grande, e abbiamo visto anche come si relaziona al grande mistero della fede cattolica, della fede cristiana, quello della Santissima Trinità. Proprio perché questo è un mistero grande, come lo chiama San Paolo, dall'altra parte c'è determinazione a respingere tutte quelle forme che vanno a colpire questo mistero grande e questo essere ordinati, per quanto riguarda il piacere venereo, essere ordinato a questo mistero grande. È da qui che proviene la determinazione della Chiesa Cattolica riguardo di questi peccati in particolare, che non vuol dire che siano gli unici, che non vuol dire che siano i più gravi, vuol dire che la gravità di questi peccati è proporzionata al bene che ledono. Bene, allora, classicamente questo comandamento viene sintetizzato un po' come il divieto dei cosiddetti peccati impuri. Questa è la macro categoria entro i quali vengono inseriti poi le diverse specificazioni dei peccati che vengono trattati e che oggi vedremo. Il Catechismo della Chiesa Cattolica fa una distinzione che noi rispettiamo, e cioè distingue tra quei peccati che sono più propriamente offesa alla castità da quelli che sono direttamente offesa al matrimonio. Ora capite che per quello che abbiamo detto sono chiaramente collegati, però questa ulteriore suddivisione va benissimo, l'accettiamo, e quindi oggi vedremo solo tra virgolette quelli che riguardano propriamente le offese contro la castità, che il Catechismo appunto definisce in questo modo: offese alla castità. E il primo di questi peccati impuri, di queste offese alla castità, lo vediamo nel numero 2352, è la masturbazione. Che cos'è la masturbazione? Come la possiamo definire? Allora, la sua caratteristica propria sta nella eccitazione volontaria dei genitali al di fuori del rapporto coniugale. Attenzione, leggiamo un attimo cosa dice il Catechismo e poi facciamo una precisazione. Per masturbazione si deve intendere l'eccitazione volontaria degli organi genitali al fine di trarne un piacere venereo. Qui il Catechismo riporta ampiamente il paragrafo 9 del documento del 1975 della Congregazione per la Dottrina della Fede Persona Umana, che appunto si pronuncia relativamente ad alcuni disordini all'interno della sessualità, e tra questi viene elencata proprio la masturbazione. Vedete anzitutto come il Catechismo e questo documento dicono esplicitamente che il Magistero della Chiesa, cito, nella linea di una tradizione costante, finisco la citazione, condanna e definisce
riapro la citazione, la masturbazione come atto intrinsecamente e gravemente disordinato. E si precisa, qualunque ne sia il motivo, l'uso deliberato della facoltà sessuale al di fuori dei rapporti coniugali normali contraddice essenzialmente la sua finalità. Allora, qual è la precisazione che volevo fare? Non l'uso, come dire, l'eccitazione volontaria degli organi genitali al di fuori del matrimonio, ma al di fuori del rapporto coniugale. Cioè, non ci può essere purtroppo la masturbazione all'interno del matrimonio. Ma qual è il problema? Che se l'eccitazione degli organi genitali avviene all'interno del rapporto, cioè come preparazione al rapporto, è una cosa. Mentre invece, se avviene al di fuori del rapporto, anche se all'interno del contesto del matrimonio, cioè fatta in soldoni da due persone sposate, non è che diventa una virtù, rimane un peccato gravemente e intrinsecamente disordinato. Dove sta questo disordine? Sta proprio nel fatto di ricorrere al piacere venereo, sganciandolo completamente dalla sua natura propria di accompagnare l'atto coniugale. In questo caso viene anche chiamato il peccato solitario, proprio perché di solito si compie da soli, ma a volte può essere compiuto anche, diciamo, reciprocamente da diverse persone, ma il fatto è che appunto riguarda questa dimensione che abbiamo descritto. Ora, una precisazione d'obbligo sulla parte finale di questo numero 2352, che sostanzialmente dice che per formulare un giudizio sulla responsabilità morale della persona nell'atto della masturbazione, ma il discorso è più ampio, si deve tenere conto di diversi fattori, tra cui si cita l'immaturità affettiva, la forza delle abitudini contratte, lo stato d'angoscia, altri fattori psichici o sociali che possono attenuare, se non addirittura ridurre al minimo, la colpevolezza morale. Questo brano, attenzione, va integrato con il documento Persona Umana che lo stesso numero cita, perché non deve essere, come dire, frainteso, quasi che lasciasse intendere che alla fine basta che ci sia un condizionamento e quindi in qualche modo la responsabilità personale diminuisce, addirittura, no, si dice, ridotta al minimo. Qualcuno oggi aggiungerebbe sparisce del tutto. Al numero 9 di Persona Umana si dice questo, si sta parlando di come l'immaturità dell'adolescenza, che si amplia anche a quella che sarebbe propriamente il confine dell'età propriamente adolescenziale, e quindi questa immaturità, come anche, cito, lo squilibrio psichico o l'abitudine contratta, vedete che riecheggia il numero del catechismo, possano influire sul comportamento, attenuando il carattere deliberato dell'atto e far sì che soggettivamente non ci sia sempre colpa grave. Questo è un contributo, ci dice il documento, che la psicologia moderna offre. Tuttavia, questo è il punto importante, in generale l'assenza di grave responsabilità non deve essere presunta, cioè non bisogna partire dicendo, presumendo che non ci sia responsabilità o che sia molto attenuata. Ciò significherebbe misconoscere la capacità morale delle persone. Cioè, attenzione, non è che perché se c'è un condizionamento morale, fattori ambientali, educativi, non so, ansietà, paure, eccetera, allora la responsabilità della persona si azzera. Perché questo solleverebbe un problema enorme, come se la persona diventi del tutto irresponsabile sotto certi condizionamenti. Mentre invece una sfera della responsabilità rimane, e soprattutto il documento precisa
che per formarsi un giudizio adeguato nei casi concreti sarà preso in considerazione nella sua totalità il comportamento abituale delle persone, non soltanto per ciò che riguarda la pratica della carità e della giustizia, ma anche circa la preoccupazione di osservare il precetto particolare della castità. Fine citazione, poi riprendo l'ultima parte. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella valutazione della, su un giudizio in qualche modo del caso concreto della responsabilità della persona, è fondamentale capire qual è il comportamento abituale della persona, non in generale, come per dire, vabbè, ma se è una persona che vive, non so, che fa del bene, eccetera, no, ma nel senso specifico della preoccupazione di osservare il precetto particolare della castità. Andiamo avanti. Si vedrà specialmente se si fa ricorso ai mezzi necessari, naturali e soprannaturali, che l'ascesi cristiana, nella sua esperienza di sempre, raccomanda per dominare le passioni e far progredire la virtù. Cioè, non, attenzione, non avvalersi di questi mezzi, rifiutarli esplicitamente o non occuparsene o non informarsi per capire come si può fare per vivere e vincere questa passione. È una responsabilità. Quindi io posso avere una responsabilità attenuata quanto all'atto, ma antecedentemente ho una posso avere una responsabilità piena nel fatto di non aver adottato questi mezzi, non essermi informato e formato per conoscere questi mezzi, iniziare ad esercitarli, d'accordo? Questo è importante perché oggi si tende moltissimo a dire, vabbè, ma se c'è un'ignoranza, ma se c'è una persona, come dire, è abituata, se c'è un contesto sociale, ma, come dire, di fronte a tutte queste cose, io posso e devo prendere gli adeguati mezzi naturali e soprannaturali. Questo è importantissimo tenerlo sempre. Mi sono Presente. soffermata un po'. Abbiate pazienza, vi chiedo scusa se ho abusato un po' della vostra pazienza, ma per chiarire alcuni principi che oggi sono messi in discussione, ne abbiamo parlato sulla masturbazione, ma il discorso vale, capite, a 360 gradi. Gli altri peccati impuri o offesa alla castità che vengono riportate nel catechismo sono la fornicazione, la pornografia, la prostituzione, lo stupro e l'omosessualità. Vediamoli rapidamente. Allora, la fornicazione, siamo al 2353 e si definisce propriamente come l'unione sessuale, l'unione carnale, dice il catechismo, tra un uomo e una donna che hanno una caratteristica, cioè sono liberi nel senso che non hanno contratto vincoli matrimoniali e non sono legati a voto di castità o promessa di celibato. Ora, notare queste due caratteristiche, un uomo e una donna, quindi l'alterità sessuale, perché nel caso fossero due uomini e due donne, cambia la specie e ci troviamo nella omosessualità o sodomia che vedremo dopo. E non sono vincolati, quindi sono liberi, diciamo così, perché se questo elemento venisse meno, cioè avremmo capito l'adulterio nel caso in cui ci sia un vincolo matrimoniale o una profanazione nel caso ci sia un vincolo sacro. Attenzione, ovviamente la valutazione della dottrina morale della Chiesa è chiarissima, cioè la fornicazione è gravemente contraria alla dignità delle persone e della sessualità umana, naturalmente ordinata al bene degli sposi, alla generazione e all'educazione dei figli. Quindi è un atto gravemente disordinato, anche questo. I cosiddetti rapporti prematrimoniali, di cui si parlerà più avanti, ma sostanzialmente sono
atti di fornicazione, cioè due persone liberi da vincoli che si uniscono carnalmente, si uniscono sessualmente. Dunque capite che in nessun modo i rapporti prematrimoniali possono essere accettati, perché si tratta di un atto gravemente disordinato, che sia fatto per sé o che sia fatto come tirocinio, diciamo così, per il matrimonio, la specie morale non cambia ed è quella della fornicazione. Poi abbiamo la pornografia al 2354, che possiamo considerare come il fornire o l'usufruire, o entrambe le cose, materiale, immagini di atti sessuali con lo scopo di trarne piacere e o di trarne denaro, evidentemente per chi vende queste cose o le commercializza. E chiaramente è una lesione grave, anche in questo caso, della dignità di coloro che vi si prestano, che siano puramente attori, che siano gli stessi commercianti, che sia chi ne usufruisce. Di nuovo, il catechismo dice apertamente, è una colpa grave. Poi abbiamo la prostituzione che consiste, 2355, che consiste nel prestarsi a commettere atti impuri con indifferentemente più persone in vista di un compenso. Quindi anche la prostituzione offende chiaramente la dignità della persona che si prostituisce, che quindi cerca il piacere venereo, in questo caso per se stesso e per un lucro che questo piacere procura, ma anche colui che usufruisce, cioè si rivolge a uno o una prostituta. E poi abbiamo lo stupro che si definisce come atti sessuali estorti, piacere venereo estorto tramite violenza, violenza che può essere fisica, può essere anche una violenza morale, psicologica. Dunque lo stupro ha l'aggravante dell'essere estorto con violenza, con forza, quindi altera alla radice quella che è la natura propria invece della unione sessuale nel matrimonio, che è proprio la donazione reciproca, in quanto donazione è e deve essere un atto libero, un atto volontario, un atto di amore, inteso appunto come atto proprio della persona libera. Infine abbiamo la omosessualità, che include ovviamente tutte le varianti del lesbismo, del saffismo, e che più classicamente viene anche chiamata sodomia. Chiaramente non stiamo parlando in questa situazione di una come dire, attrazione disordinata che rimane tale, a meno che questa attrazione non sia stata provocata da comportamenti sconsiderati, imprudenti, ma supponiamo che non sia questo il caso. Stiamo parlando invece degli atti propri, cioè di quegli atti, come definisce 2357, quelle relazioni tra uomini o donne che scusate, questa è più sì, la relazione sessuale più specificamente tra uomini e donne che trovano un'attrattiva sessuale esclusiva o predominante verso persone del medesimo sesso. Allora, anche in questo caso il catechismo usa due termini molto importanti, cioè si tratta di gravi depravazioni
e di atti intrinsecamente disordinati. Non è mai possibile ordinare questi atti a un bene, vuol dire questo. E la materia che riguarda questi atti è una materia sempre grave. Si parla anche di atti impuri contro natura, adesso vedremo anche questa espressione nel suo contesto, ma che cosa significa, cosa si intende dire con questa espressione? Vuol dire che nell'atto sodomita, nell'atto nella relazione lesbica, omosessuale, nell'atto saffico, eccetera, che cosa manca? Manca quell'alterità fondamentale che Dio ha posto nella coppia umana, cioè l'essere uomo e l'essere donna, l'essere maschio e l'essere femmina. In questo senso è un atto contro la natura sessuata dell'uomo, della differenziazione sessuale dell'uomo e della donna. Ora, classicamente, il Catechismo lo conferma, questo è uno dei quattro peccati che gridano vendetta verso il cielo, come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica al 1868, o, secondo l'espressione che utilizzò San Pio X, che appunto classificò questi quattro peccati, è gridano vendetta al cospetto di Dio. Ora, questa non è, come tante volte si dice, un'invenzione della Chiesa. La Chiesa ha inventato perché, per quale strana ragione. Molto semplicemente, la presenza di questi quattro peccati, quindi non solo il peccato impuro contro natura, ma anche gli altri tre che rapidamente vediamo, solo così perché questo emerge dalle Sacre Scritture. È nelle Sacre Scritture che noi troviamo l'espressione che gridano a Dio o che gridano vendetta a Dio e che provocano questa vendetta di Dio, questo intervento di Dio. Il primo è l'omicidio volontario e troviamo l'espressione chiarissima nel testo di Genesi 4:10 quando il sangue di Abele grida a Dio. Vi ricordate l'episodio, non sto a ripeterlo, ma ripeto, è un'espressione che abbiamo nelle scritture. Dunque l'omicidio volontario, il sangue versato nell'omicidio volontario, grida a Dio. Abbiamo già parlato dell'omicidio volontario, abbiamo parlato delle sue caratterizzazioni e specificazioni come l'aborto, l'eutanasia, il suicidio, eccetera. Tutto questo rientra nella categoria dei peccati che gridano vendetta a Dio. È un testo delle Sacre Scritture che non può essere cancellato e che la Chiesa ha sempre rispettato, mantenuto, che non vuol dire che non può essere perdonato, chiaramente, la persona che lo compie ogni volta che c'è il pentimento, chiaramente può essere perdonato, non sto dicendo evidentemente questo e mai la Chiesa ha inteso dire questo. Secondo, eccolo qui, è proprio il peccato impuro contro natura, il riferimento è di nuovo al libro della Genesi, questa volta la duplice espressione è il capitolo 18, versetto 20 e capitolo 19, versetto 13, dove di nuovo si dice che il peccato di Sodoma e Gomorra grida a Dio, grida al cielo. Il terzo è l'oppressione dei poveri, e anche in questo caso il riferimento principale è il libro dell'Esodo, scusate, al capitolo 3, versetti 7 e 10, dove si parla proprio del lamento del popolo di Israele oppresso in Egitto, oppresso dal faraone, che appunto grida a Dio e Dio interviene. E abbiamo poi l'Esodo. Infine abbiamo la frode alla mercede degli operai e anche qui i riferimenti sono biblici, in particolare il libro del Deuteronomio, capitolo 24, versetto 14 e la lettera di Giacomo al capitolo 5, versetto 4, dove appunto si dice che la frode alla giusta mercede dell'operaio, l'operaio grida a Dio. E Dio prontamente interviene a ristabilire la giustizia. Bene, tanta carne al fuoco,
siamo andati un pochino lungo, vi chiedo scusa. La prossima volta continuiamo invece concentrandoci maggiormente sul matrimonio e di conseguenza sui peccati che ledono più direttamente il matrimonio. Auguro a tutti una buona e santa domenica.